è completamente in ginocchio perché fatturato totalmente zero, fermo, paralizzato dall'inizio di tutta questa storia. È veramente pazzesco come nessuno al governo, alle regioni, non si stiano rendendo conto, perché non sanno neanche che cosa vuol dire essere un'agenzia di viaggio. Abbiamo tutte le destinazioni chiuse, le frontiere chiuse, le regioni riapriranno sì il 3 di giugno, ma in che condizioni? In quali condizioni? Chi è che poi basta una curva del contagio che rialza, che noi siamo di nuovo paralizzati? È veramente una situazione pazzesca e non possono trattarci come tutto il resto del mondo merceologico, perché noi abbiamo difficoltà sicuramente maggiori rispetto ad altri, perché non abbiamo possibilità di vendere nulla. Quello è il grosso problema, non abbiamo possibilità di vendere nulla. In Italia rischiamo 500.000 persone che lavorano nel settore con le loro rispettive famiglie di rimanere a casa senza lavoro. La stagione non è mai partita, perché il momento in cui, ecco, febbraio, marzo, il periodo che comunque si cominciava a organizzare i ponti di primavera o magari le vacanze estive, purtroppo proprio in quel momento è capitata questa disgrazia. Né il governo regionale, che è ancora in letargo, tantomeno il decreto del Presidente del Consiglio in qualche modo ci è venuto incontro, non ha preso in considerazione nessuno delle nostre richieste. Cerchiamo una risposta, che ad oggi si sono preoccupati solo dell'ombrellone per andare al mare o del ristorante per andare a mangiare il pesce, e invece le nostre famiglie sono a casa.